Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tambora. Enzo, ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto la puntata alle 17, conferenza stampa dell'amministratore unico Vinella, magari ne sapremo di più su questa questione San Nicola. Però mi Sì. sono detto anche non diremo, non parleremo soltanto di questo, quindi vorrei capire qual è l'altro argomento all'ordine del Oggi giorno. peraltro Dimentichiamo. c'è un'altra scadenza importante, no? Quella degli stipendi, Enzo. Beh, Quindi, insomma, se non parlo degli stipendi stavolta, ragazzi, pare davvero comunque. diventa il cabaret, perché insomma, fino a qualche giorno fa era stato detto che gli stipendi sarebbero stati pagati. Poi mi sembra che il Bari sul mercato abbia speso anche più del necessario, se vogliamo, cioè qualche giocatore in una società che è in difficoltà, che fa fatica a pagare gli stipendi, io qualche giocatore a quel punto non avrei preso, non Sì, so, qualche superfluo c'è stato anche se non vogliamo, è in vero, termini anche perché poi è una generali. Quindi rosa abbastanza non ampia credo quest'anno. francamente che ci sia il problema degli stipendi, insomma, sarebbe veramente, dai, cabaret, Sì, non non voglio vogliamo dire neanche, altro, sì, non diciamo vogliamo neanche cabaret, perché pensare, non fa neanche ridere, quindi non attendiamo questa scherziamo, non conferenza stampa. Per scherziamo, non intanto oggi, scherziamo. intanto questa mattina, al San Nicola hanno presentato Beltrame, questo Il mio giovane giocatore attaccante della preferito del Bari, lo Juventus. dico subito perché a me piacciono i giocatori che ad occhio si vede subito che hanno una Sì, qualità e sì. eccelsa. Gioca un quarto d'ora, 20 minuti, in quei 20 minuti vedi qualcosa di diverso. Ecco, io ho un motivo per cui è giusto andare allo stadio e vedere giocate come quelle che a mio avviso ci farà vedere Beltrame. Andiamo a sentirlo. Onore essere in una società come il Bari. Conte purtroppo io quest'anno non l'ho più visto, il ritiro non lo feci con lui, quindi non ho avuto modo di parlare con il mister. Però so comunque che Conte ci ha lasciato un pezzo di cuore qui a Bari, è stato molto bene e da primo impatto posso confermare che si sta veramente bene qui a Bari. Il mio ruolo preferito, diciamo tra virgolette, è la seconda punta o trequartista. Giocare o dietro le due punte o dietro una punta, ho sempre giocato lì da quando ho iniziato. L'anno scorso la Juve 3-5-1-1, giocavo dalle spalle di Padovani, poi a Novara ho giocato 4-3-1-2, alla Juve ho giocato 3-4-2-3-1, sempre comunque dietro una punta o dietro le due punte, quello è il mio ruolo preferito. Ho tanto da Fabio Quagliarella. Fabio mi seguiva parecchio, mi parlava, mi consigliava. Guardai tanto lui, i suoi movimenti, le sue giocate per prendere spunto, o per il Bari, non gioco per me stesso. A me mi interessa fare gol, il gol so che arriva. Io gioco molto per i compagni, anzi se devo essere sincero mi piace molto di più far segnare che segnare. E quella è una delle mie caratteristiche perché io gioco per i compagni e mai per me stesso. E sono venuto qui a Bari ma perché è stata anche una mia volontà. Preferivo venire qua a Bari e provare a giocare tante partite in Serie B per poi conquistarmela veramente la Serie A, invece che fare un anno magari parcheggiato in Serie A e fare 5-6 presenze e poi magari essere mandato in Serie B l'anno dopo. Preferisco subito andare in Serie B e provare a farmi parecchie partite, poi dipenderà da me, per poi provare l'anno prossimo andare da Serie A. Un Come giocatore si vede? Come si vede quando è di escono da un scuola, sì, grande club? scuola Perché Juventus, è comunque, vero. ma o Juventus o Inter o Milan, questi grandi club non sono grandi club solo perché ottengono risultati. Perché un ragazzo, quanti anni ha? 20 anni, sembra più Classe piccolo. 93, Davanti, sì. sembra uno di Sì, quei sembra anche più personaggi che piccolo, è vero, è piacciono, vero. come dire, ai ragazzini di oggi, no? Tipo One Direction, È questi, vero, è no? vero, è vero, lo Giusto? stile è Un quello, lo ragazzino stile è così. quello. Però, insomma, si vede, poi è molto chiaro, ha detto cose anche giuste, la Serie A va conquistata attraverso una B, a maggior ragione a Bari. Io l'ho visto giocare pochi minuti perché era reduce da Si due vede, sì, apparizioni che della comunque ci nazionale, sa però fare. ragazzi si vede, non c'è niente da Magari fare. aiuterà anche a trovare la via del gol a Joe Silva, no? Insomma, parlando anche della partita contro il Modena, comunque un Bari convincente rispetto alle prime apparizioni, è mancato qualcosa lì davanti. Ah, un Bari più logico innanzitutto. Io credo che, lo dissi la scorsa settimana, mi meravigliavo del fatto che si stesse cercando qualche soluzione diversa, prima dal punto di vista tattico, poi dal punto di vista degli uomini. In fin dei conti, i nuovi tecnici Alberto e Zavettieri potevano contare, possono contare, su una squadra che aveva un'identità tecnica e tattica molto precisa, perché il Bari lo scorso anno otteneva i risultati attraverso il gioco. Il Bari lo scorso anno a tratti era forse una delle squadre che giocava meglio in assoluto in È Serie vero. B. Per cui mi ero chiesto dopo la gara di Siena, perché addirittura vedere Schaudone giocare fra i tre attaccanti? Perché
perché dare subito tempo pieno, fiducia a tempo pieno a Lugo? Perché lo stesso Altobello a destra magari, sì, Altobello, una scelta azzardata, sì. Ho visto a volte, io mi rendo conto che a volte i tecnici, e per carità, Alberti e Zavettieri meritano tempo, perché comunque anche per loro il debutto in assoluto, però sì, i tecnici sono a volte, come dire, presi dall'idea di dare subito una propria impronta ad una squadra che ereditano da un altro allenatore. Invece a volte, a mio avviso, bisognerebbe sfruttare la scia favorevole e su quella poi innestare qualcosa di nuovo. Non dimentichiamo che rispetto a Siena ha giocato Polenta. Sì, Polenta in difesa è uno dello scorso anno ed è uno che garantiva quello che ha garantito anche sabato scorso, cioè tranquillità a reparto arretrato. Ma quella era una scelta. Centrocampo anche, sì. Sciadone è tornato a centrocampo e francamente in questo momento quei tre a centrocampo mi sembrano i migliori possibili, cioè Defendi, Sciadone e Fossati. Devo dire che Romizzi, per quei 20 minuti che ha giocato, ha un po' dato ragione ad Alberto Zavettieri. Sì, è vero, che ha perso peraltro una palla pericolosissima. Sì. Fermo restando che io mi rendo conto che quando un giocatore come Romizzi, che a mio avviso non sta vivendo bene questa situazione, Romizzi a mio avviso si sentiva un titolare, però quando ha pochi minuti a disposizione cerca magari anche di strafare. Romizzi non è quello che deve andare in dribbling fra due avversari, non gliel'ho mai visto fare, l'ho visto fare l'altro giorno e ha perso palla. Romizzi deve fare il suo con molta calma. È chiaro che adesso che si sente in discussione cerca anche di fare il di più, come si suol dire. Quando fai il di più e non ne hai i mezzi tecnici, rischi di fare brutta figura. Quindi Romizzi, come interditore, l'abbiamo visto ed è un signor interditore, quando entra deve cercare di fare il suo, a mio avviso, perché se vuole strafare rischia di far peggio. Babacar Ciagraziato lì. Sì, Babacar Ciagraziato, a mio avviso, anche un po' novellino. In che senso? Venire a giocare a Bari con una punta, nel primo tempo Babacar era praticamente isolato dal resto della squadra. Io per carità non metto in discussione Novellino, che è un allenatore peraltro di grande esperienza, però io credo che, per fortuna, fortunatamente per il Bari, se una squadra non coglie il fatto che, messo alle corde, il Bari abbia subito 3 gol a Siena e viene a giocare con una punta, tutto sommato ci fa un favore. Abbiamo intanto un ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo comunque fare i complimenti ai ragazzi del Bari, perché comunque stanno, cioè, dimostrano per me di essere più tifosi di noi tifosi. Mm-hmm. Poi volevo anche aggiungere, quindi fare un appello sia ad Emiliano che a Vendola. Sì. Adesso li si vede dovunque partecipare, rappresentano la Puglia, rappresentano Bari, sono bravi a parlare di politica, sono di sinistra, adesso è di moda essere di sinistra. Dovrebbero vergognarsi, con due stadi non riescono a far giocare il nostro Bari. Grazie, anche se questa è la prima competenza non solo del sindaco ma di un'intera amministrazione comunale. Il sindaco non può prendere decisioni da solo, quindi diciamo che qui è un discorso politico a 360 gradi che riguarda il comune di Bari. Però non facciamoci la testa prima di esserci la rotta. Stasera sappiamo esattamente come stanno le cose e quindi vedremo. Pubblicità, a tra poco.